che è una protesta che sta andando avanti da giorni, ricordiamo. Questo qui è soltanto un appuntamento intermedio, tra virgolette. Sì, certo, cioè, sta andando avanti da giorni, cioè, sono, non dimentichiamo che ci sono due persone che stanno facendo lo sciopero della fame in questo momento, sono già al settimo giorno di sciopero della fame, per richiedere attenzione sul tema. È una mobilitazione che dura da anni, da anni. Negli ultimi mesi ha avuto un'accelerata perché si è costituito un coordinamento di associazioni, di allevatori, guidato da soggetti in grado di poter fare proposte. Infatti più che protesta, questa è l'iniziativa per presentare le proposte di intervento per cercare di fare in modo tale che questa epidemia di brucella venga combattuta in modo serio, è vero, salvaguardando in questo modo uno dei comparti fondamentali dell'economia di terra di lavoro e della Campania, che è quello che parte con le bufale e finisce con la mozzarella sulle nostre tavole. Difendere questo comparto è fondamentale per difendere l'economia complessiva del nostro territorio. Ricordiamo che oltre oggi, poi anche il 22 gennaio ci sarà un altro incontro in cui cercherete, non dico di risolvere subito la situazione, ma almeno di venirvi incontro con la Regione Campania, perché la situazione, come ha detto, sta diventando piano piano poco sostenibile. Certo, è un'altra mobilitazione di lotta che nasce appunto con lo sciopero della fame, viene avanti a ieri con gli stati generali a Casal di Principe, arriva oggi con questo corteo di trattori che arriva fino a sotto l'azienda sanitaria, con la conferenza stampa fatta sul territorio, e che continuerà con una mobilitazione ancora più massiccia a fine mese. Gli allevatori stanno ancora decidendo un po' le modalità per questa cosa. Sono mobilitazione, sono lotta intorno ad una piattaforma rivendicativa che viene portata avanti. Oggi ci sarà un incontro in regione da parte degli allevatori con l'assessore all'agricoltura per sottoporre alla sua attenzione le proposte degli allevatori. Vedremo oggi cosa succede, vedremo la risposta che ci daranno le istituzioni regionali per capire anche le modalità e i tempi e la forza da dare alle prossime attività di lotta, iniziative. Le chiedo soltanto, secondo lei, tra le proposte che saranno messe al vaglio quest'oggi, qual è quella più urgente proprio per questi lavoratori? Beh, quella che, come dire, fa la differenza è la proposta della vaccinazione contro la brucella. Così come non possiamo risolvere il problema del Covid se non facciamo una vaccinazione, non potremo risolvere il problema della brucella, che è una malattia endemica che esiste da centinaia d'anni in questo territorio, se non facciamo la vaccinazione. La vaccinazione ovviamente avrà dei tempi lunghi prima di sortire degli effetti, dovranno essere vaccinati gli animali non in produzione, non in lattazione, e ci metteranno quindi qualche anno prima che arriviamo ad una soluzione, ma almeno si apre uno spiraglio, una speranza per gli allevatori di non vedere distrutte i propri allevamenti senza che questo comporti la riduzione e la risoluzione della brucella, perché è un'esperienza già fatta, 100.000 capi abbattuti, ma la brucella è aumentata in incidenza e in prevalenza, quindi non è quello il metodo giusto per combattere questa malattia. Aspettiamo che si riapra un confronto su un altro piano, a partire dal problema che abbiamo di fronte. Il piano della regione ha fallito, bisogna mettere in campo un altro pensiero sulle questioni come risolvere la crisi della bufala. Le nostre proposte sono chiare, possiamo discutere di tutto, ma non del senso di quel piano. Serve la prevenzione, con al centro la vaccinazione, serve l'autocontrollo da parte degli agricoltori, serve il coinvolgimento pieno. Nessun piano può essere imposto contro le aziende, deve vederle anzi profondamente protagoniste di un'operazione di rilancio del settore. Io credo che lo scontro in questi mesi, in questi anni, in questo settore parli proprio di questo. Che Made in Italy ci attende? Un Made in Italy vuoto, senza il lavoro dei nostri allevatori, agricoltori, dei nostri trasformatori, con il latte magari importato da qualche parte, oppure una mozzarella e una produzione in cui sia assolutamente garantito la grande storia di lavoro, di tradizioni, di saperi che fin qui i piccoli e medi allevatori, i trasformatori artigianali e i distributori artigianali hanno saputo garantire. Io credo che dobbiamo spostare l'asse centrale, l'asse del problema. Questa non è una questione sanitaria, non c'è un caso di contaminazione umana da brucella. Certo c'è un problema, affrontiamolo senza sottovalutazioni, ma dobbiamo spostare il focus della soluzione dalla questione, dalla centralità della questione sanitaria,
a tutelare un grande comparto strategico per tutta la provincia, in cui gli allevatori sono l'elemento trainante. Adriano e Peppe sono molto determinati, vanno avanti, ma sono all'ottavo giorno di sciopero della fame. Loro assumono solo un cappuccino la mattina e acqua durante il giorno. Questa notte sono stati male, abbiamo scritto al prefetto per la seconda volta, questa volta con urgenza, per chiedere un presidio medico. In particolare Adriano credo abbia problemi di disidratazione, oltre che di malnutrimento, naturalmente di denutrizione. Bisogna intervenire. Consideriamo le istituzioni responsabili della condizione sanitaria di due nostri fratelli che stanno in questo momento dando voce alla battaglia di tutti. Siamo tutti insieme qui e saremo tutti insieme sabato alla grande manifestazione popolare, per cui gli allevatori chiamano tutti gli altri, chiamano le scuole, chiamano CGIL, CISL, UGL, chiamano la società per dire trasformiamo, facciamo sentire forte la voce del territorio, trasformare questa vicenda tenuta finora nell'oscurità e relegata in un angolo di cronache marginali per la grande questione che è. Qui ci stiamo giocando un pezzo del territorio e del futuro dell'agroalimentare del paese.